Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oh, che stai facendo? Questo è il mio canale. Non me l'avevi regalato? Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto qui l'ambientazione è un po' diversa dal solito, non sono da solo ma sono in compagnia di mio fratello. Bella. E oggi faremo un indovina il mazzo challenge. Come vedete ho posto qui sul tavolino 10 mazzi di carte e le relative 10 scatoline. In che cosa consisterà questo challenge? Andiamo a vedere le regole. Allora ragazzi, la prima cosa essenziale da fare è inserire i mazzi all'interno delle relative scatoline. Naturalmente se io inserissi questo mazzo dentro la scatolina delle Mirage, indovinando la scatolina indovinerai di conseguenza anche il mazzo. Per questo poi ci benderemo anche per prendere casualmente i mazzi e inserirli casualmente in una relativa scatolina. Dopo vi velocizzerò il tutto. Quindi per questo motivo ci saranno due punti per ogni mazzo. Il primo punto sarà quando uno di noi due indovinerà la scatolina in cui è contenuto, esatto. Mentre l'altro punto sarà quando indovineremo uno dei 10 mazzi che abbiamo qui. Perfetto ragazzi, quindi ogni mazzo ci può dare due punti. E la cosa particolare che vi voglio dire è che siccome lui se ne intende la metà, anzi meno, non ne sa niente di mazzi di carte, quasi, un po' sì però, diciamo che per vincere io dovrò concludere con due punti di vantaggio su di lui. Quindi se io finisco ad 8 e lui è a 6, ho vinto io. Però se sta 8 a 7 vincerà lui naturalmente, essendo meno esperto. Inoltre per chi perderà questa challenge, questa prova, ci sarà una penitenza che sarà scelta da voi. Quindi ragazzi, la penitenza sarà scelta esattamente da voi nei commenti. Scrivete nei commenti e il commento più votato, quindi vi chiedo anche il vostro aiuto di votare il commento con la penitenza che vi piace di più. E il più votato, se non è una cosa assurda, lo porteremo. Non siate troppo cattivi. Ora, senza perderci troppo in parole, incominciamo a bendarci e a mescolare quindi i mazzi di carte. Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Ok ragazzi, è stata dura, ma siamo riusciti a mescolare tutti i mazzi. Quindi noi qui abbiamo delle scatoline, non sappiamo all'interno che mazzo c'è. Come vedete sono rimaste anche due carte fuori perché eravamo completamente ciechi, che ora lascio qua sotto. Per aumentare ancora di più la difficoltà, comunque ragazzi, renderlo ancora più impossibile, prima che uno scelga il mazzo di carte che dovrà andare a indovinare, verranno mescolati ulteriormente così da non poter capirli dalla scatolina, avendo visto adesso la disposizione sul tavolo. Ok ragazzi, lui intanto si sta bendando, io intanto inizio a mescolare i mazzi, così che lui non possa riconoscere l'ordine. Ok, io raga vi assicuro che non vedo assolutamente nulla. Quando ci sei io ne tocco uno a caso. Vai, scegliene uno. Questo. Ok. Allora, questo è il mazzo prescelto. Intanto togliamo gli altri. Ok ragazzi, Seba ha scelto questa scatolina con dentro questo mazzo. Ok, puoi andare. Allora, vi assicuro non vedo assolutamente niente. La scatolina... Ah, la scatolina ha dei rilievi sicuramente sulla faccia. Sì, sono anche laterali. Queste sono... La scatolina è il Carpe Noctem, ne sono sicuro. Giusto. Perfetto. E il mazzo all'interno, ecco, adesso arriva il difficile. Ah, già un punto, raga. Il mazzo all'interno... Allora, la qualità... La qualità è buona. Sono telate queste. Sono telate e... Guarda, non vorrei sbilanciarmi e quindi sbagliare, però, anzi lo faccio, diretto. Dico... Sì, dico che sono le Blue Steel. Esatto. Ale, un punto. No, due punti, ragazzi, due punti per Sbard. Ottimo, raga, gli mischio un attimo i mazzi anch'io e iniziamo con la sua prima prova. Io te li sto mettendo qui sul tappetino e tu ne scegli e ne tocchi uno. Questo? Perfetto, prendilo, te lo do io, anzi, ti sposto tutti gli altri mazzi e poi lo facciamo vedere in camera. Allora ragazzi, lui ha scelto questo mazzo di carte e quindi voi tutti saprete naturalmente qual è la scatolina, con all'interno questo mazzo qua. Difficile? Ok, potresti arrivarci, ti dico. Quindi ora glielo diamo, io sono già a due punti, quindi vediamo come andrà. Allora, la scatolina non ha niente. La scatolina non è facile, devo dire, perché non ha elementi di rilievo. Allora, che non aveva niente c'erano le Blue Steel. Quello delle Blue Steel. Oppure le Taglio. Dai, ce la puoi fare. Vado. Vai. Secondo me sono le Blue Steel. Le Blue Steel? Sbagliato. Apri il mazzo, però.
Non mi dici quali sono. Sei a 0 punti perché la scatolina è quella delle Odissei. Però Odissei. Ora, però ora puoi aprire il mazzo e guardare dentro per vedere se riesci a indovinare facendo un punto che mazzo c'è. Sono di faccia o di dorso? Così sono di faccia. Toccale magari e senti un po' la qualità. Sono, innanzitutto devi capire se sono telate o di plastica. Telate. Telate. Allora, la qualità è la buona, normale. Sì, ma annusa le sue, se ti possa essere troppo utile. Sono di nuovo. Per me sono un mazzo standard. Io non dico niente, spara il nome e vediamo se indovini. Secondo me sono le Talio. No, assolutamente no. Sono le carpe Noctem, apri pure. Come? Zero punti per ma lui. Sono tutte uguali per me. Ragazzi, sono di nuovo bendato. Adesso me li mischio un secondo velocemente. Io ne tocco uno. E così andiamo a scegliere. Allora, prendo subito questo. Bella? Sì. Ok, togliamo gli altri. Ok, ragazzi, ha scelto questo mazzo qua. Con questa scatolina. E con queste carte dentro. Abbastanza facile. Ok, ecco qua il mazzo. Allora. La scatolina è ruvida, mi sembra in cartone. Sì, la scatolina è di cartone con delle parti lucide. Allora, potrebbe essere... Tanto sono in vantaggio, quindi mi sbilancio. Le Mirage V2. Giusto. Giusto. Mi sbaglia una, ragazzi. Terzo punto, attenzione. Apriamo però per vedere le carte che ci sono dentro. Allora, hanno una qualità... queste sono un po' plasticose, non le sento telate come quelle di prima. Sì, queste sono leggermente plasticose e quindi, però non le sento troppo plasticose. Guarda, mi voglio sbilanciare, però sì, mi voglio sbilanciare e dico Odissei. Sbagliato, finalmente. Allora, aspetta, lo provo a dire anche se non vale. Allora le Talio rosse. Esatto. No, mi sono fatto fregare, ragazzi, perché le Talio sono leggermente più dure delle standard e... Però erano telate, in effetti. Questo è un bruttissimo sbaglio. Vabbè, 3-0 comunque. Ok, ragazzi, lui si benda. Gli metto i mazzi qua sul tavolo e tu ne indichi uno. Parte la rimonta. Questo, prendilo. Questo vincerà, allora un punto lo fai per forza, altrimenti non sei più mio fratello. Questo mazzo, ragazzi, la scatolina è questa e se non fa un punto veramente. E dentro ci sono queste carte, quindi andiamo a vedere che figura farà. Perfetto, diamogli subito il mazzo e vediamo. Allora, vabbè, se non indovini la scatolina qua non sei più mio fratello. Almeno questo sono capace, perché è l'unico credo che si apre così di quelli dei mazzi scelti, quindi credo siano quelle delle knock. Le knock, esatto. Un punto, raga. Però ora devi rimontare, devi anche indovinare cosa c'è dentro. Allora, la qualità fa schifo. Fa schifo, attenzione, io non mi sbilancio, potrebbe fare schifo, potrebbe no. Dipende tutto da te, diciamo. Fanno una puzza terribile. Fanno schifo proprio. Beh, sono. Quindi sei arrivato alla conclusione: sono di plastica o di tela? Fanno schifo, sono di plastica, però non la plastica come le Nok. Ok. Perché quella è proprio plastica, plastica. Quindi? Secondo me sono. Sono le Bicycle 1800 che fanno proprio schifo come queste. Ragazzi, fail allucinante. Il mazzo è l'Odissei, che come hai fatto a indovinare l'Odissei, lo sai, è plasticoso e sono le Odissei. Le Odissei plasticoso? Sì, le Odissei sono da Cardis più plasticose. Quindi ragazzi, ancora 3-1 per me. Ok ragazzi, è di nuovo il mio turno e sono sul 3-1. Vediamo cosa succederà. Allora, mischia per bene i mazzi e ne tocco uno. Vai, andare. Prendo questo. Ok. Ci sono, questo qua è sicuro. Ragazzi, ha scelto questo mazzo qua e all'interno troviamo questo. Ok, eccoci qua, bel mazzo, puoi andare. Allora, la scatolina... la scatolina è abbastanza semplice. Sì, non ha dettagli. Non ha dettagli e non è uno standard perché c'ha qui, sento una riga e questa riga è assolutamente, secondo me... Ma qui mi sbilancio, Blue Steel. Sbagliato. Sbagliato? Sì. Cos'erano?
te lo devo dire? Sì. Fontaine, è vero. Fontaine nere. Allora, le carte invece, per quanto riguarda le carte, la qualità non è perfetta e sono anche un po' plasticose, devo dire. L'odore, sono veramente in dubbio. Allora, non sono completamente telate, sono quasi certo. E sono anche abbastanza dure, quasi leggermente plastificate. Sono indeciso, dico la verità, tra le Bice col 1800 o le Mirage V2. Quindi, io, siccome hanno anche una piccola parte che la sento telata, di conseguenza dico Bicycle 1800. Sbagliato. No, al doppio fail? Sì. Erano le Mirage, lo sapevo, ero indeciso, raga. ero indeciso ragazzi. Sempre sul 3-1, ne ho sbagliate due, tutte e due questa volta. Ragazzi, la scelta incomincia a farsi più difficile, o meglio, abbiamo... Nel senso, abbiamo sempre meno mazzi, diciamo. Quindi toccane uno, quello che preferisci. Quello. Tienici la mano sopra, ti sposto gli altri. Ragazzi, ho scelto questo, questa scatolina con all'interno, oh, questo mazzo. Vediamo se indovinerà. Ecco te, buona fortuna. Siamo sempre sul 3-1 per me. Potresti recuperare dato che ho fatto un doppio fail. Allora, la scatolina, come al solito, non c'è niente. Solamente che c'ha questa riga qua. Sì. E te mi hai insegnato che le talliva non ce l'hanno. E poi vedo che l'apertura c'ha... Non ha il bollino. Non ha il bollino. Quindi o sono le cherry o le rounders. O sono le cherry o le rounders, ragazzi. Voi vedete e lasciamo lui la scelta. Cherry, oh, ce l'ha fatta, attenzione, sono 3-2, cherry. Sono le cherry, sì. Guarda, indovina solo le scatoline. Te le apro e ti do il mazzo in mano. Questo mazzo io l'avrei indovinato subito, te che non hai molta manualità, non li tocchi spesso, no? Allora. Telate o plastificate? Sono telate. Sì. Quindi le 1800 no. Ok. Quindi o taglio. Sì. O cherry o rounders. Esatto. Okay. Quindi hai fatto da solo una scelta. E tra queste ne devi indicare una. Annusale magari, lo so, potrebbe... Secondo me, mi butto. Sì. Sono le cherry, casino. Attenzione ragazzi, fail incredibile, sono le rounders di Daniel Madison. Ragazzi, io mi sono bendato, sta 3-2, attenzione, devo vincere con due punti di scarto, quindi mi sa che potrebbe ancora vincere, non me lo sarei aspettato. Allora, io è tesissima. Questo è il mazzo scelto per il suo ultimo turno, quindi la sua possibilità di vincere, e all'interno troviamo questo mazzo di carte. Ecco qua. Allora ragazzi, è tesa, non posso sbagliare, devo assolutamente almeno indovinare. Qua io mi sbilancio. Ti sbilanci sempre, non lo so. Anzi, sono indeciso tra o questa è la scatolina delle Tallio normali, oppure è la scatolina, se non è delle Tallio normali, è la scatolina delle Bicycle 1800. È impossibile riconoscere le due, quindi devo per forza sparare. E mi sento di dire che questa è la scatolina delle Tallio. Giusto. Giusto, attenzione, così mi porto sul 4-2. Ora vediamo il mazzo di carte. Il mazzo di carte mi sembra telato, quindi mi sembra di buona qualità. Una caratteristica, le sento leggermente più spesse, le sento abbastanza spesse, come se fossero più carte. Quindi sicuramente escludo le sherry. Quindi adesso mi rimane una scelta. Allora, le Tallio non sono sicuramente, quasi sicuramente posso dire. E potrebbero essere, ragazzi, queste carte potrebbero essere. Questo secondo me è il mazzo di Fontaine, il Fontaine nere. Esatto. 5-2, ragazzi. Hai già vinto. 5-2. Non ho già vinto perché tu puoi fare due punti e quindi andare sul 5-4, sul 5-4 e vincere tu. Essendo un turno importante e decisivo, mi dovrei dire il numero da 1 a 3 e io ti darò il mazzo relativo. 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è il mazzo che ti becchi. Ora lo facciamo vedere agli amici in telecamera. La scatolina è questa e all'interno abbiamo questo. Attenzione. Allora ragazzi, siamo all'ultimo mazzo, quindi il decisivo. Ecco a te. Qui? Sì. Allora, la scatolina, sempre normale, o non ne becco mai una.
Allora, ti posso dire che ci puoi arrivare per esclusione, quindi prova a pensarci bene. Non ha il bollino. Non ha il bollino. E mi ricordo che nelle Madison Runners il bollino c'era, però l'avevi tolto. Però qua non sento la colla. Sì. E quindi o sono le Cherry o le Bicycle. Però mi sa proprio di Bicycle 1980. 1980? Sono le 1800, però ha indovinato effettivamente. Ah, okay. Quindi attenzione ragazzi, si fa tesa perché è sul 5-3. Di conseguenza, se indovina ora il mazzo che gli do nelle mani, vince. Se lo sbaglia, ho vinto io. Ok, questo qua. Qualità mi fa schifo. Non ti dico niente. Io non ti dico niente perché non vorrei che tu mi fai. Sembra plastica. E di plastica o ci sono le NOC o proprio le 1980 che fanno proprio schifo, sono durissime. Una volta le ho provate e mi sono spaccate le mani. E guarda, cioè, non vanno per niente, quindi o le NOC o le 1900, no, le 1800. Scegli uno dei due a sentimento, quello che ti senti di più. Secondo me sono le NOC e vinco. Togliti la benda, voglio che lo scopri in live, quello che se hai vinto o no. Voglio che tu lo scopra in live. No. Attenzione ragazzi, ha sbagliato, quindi ci fermiamo sul 5-3, due punti di distacco e quindi ho vinto. Ma qual era la probabilità che nella scatolina c'era proprio il suo mazzo? Perfetto ragazzi, eccoci giunti alla fine di questa agonia con il nostro sconfitto e con il vittorioso di due punti. Potevi, guarda, per questo mazzo tu hai perso la possibilità di battere Sbard. Io lo brucio, c'è già che fa schifo. Io vi invito ragazzi, se vi è piaciuto questo video, se vi ha intrattenuto o comunque insomma vi è piaciuto, di lasciare un bel pollice in su sotto il video. Cerchiamo di arrivare a 700 mi piace e niente, noi ci vediamo alla prossima. Bella, bella. Saluto anche te.